Mambo Italiano, eh, Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo. Don't want a tarantella, hey, mambo. No more the mozzarella, hey, mambo. Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà and a mambo. A una settimana di distanza dall'ufficializzazione della scissione fra il nuovo centrodestra e Forza Italia, siamo di nuovo al Palazzo dei Congressi, a Roma, questa volta per la kermesse organizzata dai giovani di Forza Italia. Sono migliaia di ragazzi che sono qui oggi per dire che loro ci sono, che sono al suo fianco e per dire che il Presidente in questo nuovo corso della nuova Forza Italia dovrà valorizzare le energie migliori sul campo. Sei mattinata sul palco si sono alternati i giovani imprenditori che hanno raccontato il loro percorso professionale a scuotere gli animi il voto in programma per la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. Visto che avete appena terminato di affermare in coro che c'è un solo presidente, vediamo di non farcelo fare fuori. Bravo! Siete preoccupati per la decadenza? Assolutamente sì. Ma per noi cambia molto poco, nel senso che il partito rimane in piedi, le idee, i progetti restano quelli di sempre. Quindi senza Berlusconi lei rimarrebbe in Forza Italia? Sì, io non sto in Forza Italia perché c'è Berlusconi. È come se venisse a mancare un padre, senza un padre come potremmo reagire tutti quanti? Silvio è il Maradona della situazione, accanto a Silvio bisogna mettere dei buoni giocatori, però Maradona vive solo una volta, diciamo. Che cosa succede mercoledì? Mercoledì vi è l'ufficializzazione del passaggio da Forza Italia al nuovo centro. No, mercoledì ci si vota per la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. Ah, scusate, pensavo fosse il passaggio ufficiale. Quindi senza Berlusconi chi voteresti? Io cambierei proprio. Io voterei Renzi. Non pensi questa sinistra che noi lasceremo che questo colpo di Stato si realizzi senza nessuna reazione da parte nostra. E dico che il Presidente della Repubblica non dovrebbe avere un attimo di esitazione a dare, senza che io la richieda, perché io ho la dignità di non richiederla, un provvedimento che cancelli di fronte all'Italia e al mondo questa ignominia dell'affido ai servizi sociali. Silvio Berlusconi l'ha subito spiegato ai suoi giovani sostenitori. Lui, decadenza o meno, andrà avanti, non mollerà. Non solo Forza Italia passa all'opposizione, ma si prepara anche a soffiare un po' di voti a grillo, sfruttando il vento di populismo che spira in Italia, ma anche in Europa. Un virus politico si propaga in Europa, quello del populismo. 1, 2, 3, populista! Così aprono il TG3. L'etichetta populista è stata affibbiata a Grillo, associandolo in un triangolo europeo alla francese Marine Le Pen e al britannico Nigel Farage, entrambi in ascesa ed entrambi di destra, ad accomunarli alcune posizioni anti-europeiste. Ci tengono per la gola con un nodo scorsoio, non ci fanno fallire, ma non ci fanno neanche partire, ci tengono lì! O facciamo l'euro a due velocità, o ci svalutano l'euro a noi e diventiamo competitivi come la Germania e li facciamo un culo così! Una virata a destra è stata imputata a Grillo anche sui temi dell'immigrazione. Abbiamo fatto un sondaggio, l'80% è a favore del mantenimento del reato di clandestinità, però con il fatto di renderlo amministrativo, che c'è già poi nella legge. Europa e immigrazione sono i cavalli di battaglia della Lega, che proprio sabato a Milano ha celebrato il No Euro Day. Questa Europa, questa moneta unica sono un crimine contro l'umanità, perché hanno fatto strage, peggio dei panzer nazisti, di imprese, di artigiani, di agricoltori, di pensionati.
Il Carroccio, il populismo, ce l'ho avuto nel DNA sin dalle origini. Noi continuiamo la battaglia di libertà e di civiltà dei nostri popoli. Per un populista il popolo è depositario di valori positivi e di diritti insindacabili, detentore del potere democratico nel senso più compiuto. Oggi populista viene etichettato chi torna a parlare alla pancia della gente per intercettarne frustrazioni e rabbia. Ne un esempio la battaglia anticasta. Sono dei parassiti, devono andarsene. Devono andarsene a casa tutti, abbiamo bisogno di uno shock! Uno shock, non vederli più! Il populismo in sé non è né di destra né di sinistra, ne sa qualcosa anche Di Pietro. Osanna, osanna, osanna del popolo, dopodiché si sono fatti delle leggi a uso e consumo loro e contro la libertà, contro i diritti fondamentali dell'uomo. Il populismo, piuttosto, in Italia è considerato un virus che fa rima con antipolitica. Ci avete chiamati demagoghi, populisti, ci avete chiamati l'antipolitica, ve lo ricordate? Come mai non chiamate più antipolitica? Chi è diventata l'antipolitica? Ai sensi dell'articolo 9,6 dello Statuto Nazionale del Partito Democratico, Matteo Renzi, Gianni Cuperlo e Giuseppe Civati sono quindi candidati a segretario nazionale ammessi alle elezioni primarie dell'8 dicembre. Parte da qui con l'ufficializzazione ieri a Roma durante la convenzione nazionale del Partito Democratico, la corsa dei tre candidati alla segreteria. Renzi incassa il 45,34%, Cuperlo il 39,44%, Civati il 9,43%, Pittella con il suo 5,8% è l'escluso dalla corsa. Adesso spero che questi 15 giorni che ci mancano al voto delle primarie i candidati possano effettivamente esprimere il massimo della loro proposta programmatica in modo tale che si voti il nome con il programma e non soltanto il nome. Ed è dal palco che i tre rimasti in corsa per la segreteria dopo la lettura del messaggio arrivato dal Premier Letta hanno lanciato i propri appelli al governo delle larghe intese. Io non ho mai manifestato, come dire, con leggerezza, però l'ho fatto con convinzione il mio disagio verso le larghe intese. Non è un disagio contro nessuno, Letta, i suoi ministri stanno facendo un lavoro straordinario, non è questo il problema. Il problema è che nello schema politico attuale mi ci ritrovo a fatica e penso, con tutto il rispetto che provo e tutta la soggezione che ho verso Giorgio Napolitano, che questo schema sia troppo impegnativo per una forza alternativa come il Partito Democratico. Il Presidente del Consiglio un mese fa ci ha detto siate esigenti, ecco è tempo di esserlo e di dire al governo, al nostro governo, troviamo assieme il coraggio di fare quello che il Paese si attende da noi, ma buttiamole via una volta per tutte le ricette che ci hanno portato dove siamo. Non basta criticarle, non basta più, vanno cestinate. Oggi è il momento di dire con forza che il governo deve usare le nostre idee, il nostro coraggio e la nostra passione per poter finalmente essere efficace nelle scelte di politica economica, negli investimenti istituzionali e nell'idea di Europa, perché altrimenti le larghe intese diventano soltanto il passatempo per superare il semestre europeo. E dai tre candidati non sono mancati botta e risposta. A questi nostri colleghi io voglio dire una cosa importante. Voglio dire che adesso bisogna passare all'azione, che fatta la legge elettorale si può tornare a votare l'anno prossimo, che si può farlo con un gruppo dirigente fortissimo, molto più forte degli altri che stanno ancora decidendo tra Alfano e Berlusconi. Noi siamo, cioè, togliete me, siamo invincibili, dobbiamo avere più orgoglio, più voglia di fare le cose. Cambiare tutto, sì, questa è la sfida, ma devi dire dove lo vuoi portare questo paese, questo partito. Io non voglio riportarlo da dove siamo venuti, vorrei portarlo dove non siamo mai riusciti ad andare, in parte per paura delle nostre stesse convinzioni, per una subalternità ai nostri avversari. Ma noi non siamo il volto buono della destra, noi siamo la sinistra, siamo un'altra cosa. Ma tu hai ragione, Gianni, a dire che noi non siamo il volto buono della destra. Da oggi dobbiamo impegnarci a dire che non dobbiamo nemmeno essere il volto peggiore della sinistra, quella che in questi 20 anni ha fallito l'appuntamento con il conflitto di interesse, che ha rotto al proprio interno mandando a casa i propri leader che avevano vinto le elezioni come Prodi, che non è stata capace di voltare pagina quando ce n'era bisogno. Don't you want me? Oh.
Eravamo tutti d'accordo sulla Cancellieri. Hanno fatto una caricatura, hanno brutalizzato la mia posizione al gruppo, lo ha fatto Gianni Cooperlo che si è intestato il salvataggio della Cancellieri. Se è contento lui, sono contento per lui. Gli elettori non la pensano così. Credo che il caso non sia chiuso. Come si riapre? Penso che si riaprirà perché lo stesso ministro valuterà, ne sono convinto, l'opportunità di restare al suo posto in una condizione complicata come quella che si è determinata in seguito ai fatti che conosciamo. Quello sulla Cancellieri mi immagino sia semplicemente un giudizio personale, cioè umano, semplice, cioè nel senso la Cancellieri per fare bella figura probabilmente si dovrebbe dimettere, non perché ha fatto qualcosa di cattivo, non perché ha fatto qualcosa contro la legge, tutto qua. E se il caso Cancellieri per molti ancora non è chiuso, a tenere banco ci sono anche le polemiche scatenate dalla marea di voti ottenuti da Renzi a Salerno dopo la decisione del sindaco e viceministro Vincenzo De Luca di sostenere il sindaco di Firenze, e dove è in corso un'indagine dell'antimafia per presunti brogli e tessere gonfiate. Io avrei fatto delle scelte diverse da quelle che ha fatto lui. Diciamo che normalmente io sono contrario ai doppi incarichi, per esempio, e quindi rispettiamo il lavoro della magistratura. Poi diciamo che la responsabilità politica e quelle penali sono due cose diverse, ecco. Secondo me non è la stessa cosa, perché dall'altra parte appunto c'è un'evidenza dei fatti, dall'altra parte sono ancora tutte indagini in corso. Mi pare che, cioè, di evidente non ci sia ancora nulla, quindi un conto è il sospetto, un conto è la certezza di alcune cose che non sono andate. Non credo che lo stiano difendendo là, sono problemi diversi. Comunque il sindaco di Salerno è un problema direi più circoscritto rispetto che non è ministro. Noi siamo rimasti un po' amareggiati sinceramente da tutta questa vicenda. Secondo lei non l'avrebbe dovuto difendere il sindaco? Non penso, no, sinceramente no. Un po' di musica pop per riscaldare la sala gremita. Qualche ministro, in questo caso il professore, seduto per terra come una manifestazione studentesca. Un istrionico Lupi nel ruolo di presentatore. Dov'è Paolo Romano? Sei in arrivo in autostrada, allora ha perso il posto. E ancora, citazioni tratte dai cartoni animati. E oggi io ho ricordato una frase a me molto cara della favola del Re Leone: ricordati chi sei. E la parola entusiasmo ripetuta come un mantra. È entusiasmante, basta vedere l'entusiasmo che c'è. L'entusiasmo mi ricorda i tempi del 94. Entusiasmo di trovare un modo antico e nuovo di far politica. Mi sembra ci sia tanto entusiasmo. Comincia così la prima riunione del nuovo centrodestra, tenutasi sabato al Tempio Adriano a Roma. Un minuto e mezzo per la presentazione di ciascuno, sindaci, coordinatori regionali, assessori. È la giornata della conta, quella dei numeri. 9 consiglieri regionali, un assessore regionale, 5 deputati e 2 senatori. 7 consiglieri, 2 assessori. Alfredo Antoniozzi, Alfredo Pallone, Toni Cancian, Erminia Mazzoni. E sono 7 consiglieri. Poi arriva il lungo applauso per lui, il nuovo leader, Angelino Alfano. Un messaggio forte il suo: basta con l'individualismo, tornare sul territorio e decidere in condivisione. Nel suo intervento parla del difficile giorno in cui ha deciso di separarsi da Berlusconi e poi si rivolge direttamente a lui. Qui, caro Presidente, c'è gente che le vuole bene, che ha contribuito a fondare Forza Italia, che è stata del centrodestra, che le vuole tanto bene, che resta nel centrodestra, ma che si era stancata dell'idea che il nostro amato movimento politico finisse in mano a radicali ed estremisti. Il clima è elettrico e la sala esplode quando arriva la promessa di un obiettivo. Prima di Natale avere costituito almeno un circolo in ciascuno degli 8.100 comuni italiani. Si chiude così la giornata del nuovo centrodestra, tra volti noti e volti nuovi, con le firme di ognuno su questo cartello, dove spicca quella parola che chissà, a guardar bene, sembra quasi una stilettata al vecchio leader del PDL, Insieme. Inter-
intercettare sì o intercettare no? E poi pubblicare il contenuto delle telefonate intercettate o non pubblicare? Della questione si discute da anni e la recente telefonata tra Nichi Vendola e il responsabile delle pubbliche relazioni dell'Ilva Girolamo Archinà ha riaperto il dibattito. È uno splendido scatto, non potevo riprendermi ora, ho visto una scena fantastica. Sul filo del telefono viene fuori un Vendola sconosciuto, tanto accondiscendente, almeno apparentemente, nei confronti del potere, da far dimenticare le sue battaglie politiche per l'equità e i diritti dei più deboli. La lista di intercettazioni, legali, illegali, rubate, bruciate, è lunga, ma una cosa è certa. La storia d'Italia è piena zeppa di conversazioni al telefono che hanno lasciato il segno. Certe telefonate raccontano le vicende politiche meglio delle pagine dei libri di storia. Brigata Rossa, stai bene? Ha capito? Sì, adempiamo alle ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onore Aldo Moro. Altre, a risentirle 100 volte, indignano come fosse la prima. Sì, bisogna partire in quarta subito. Non è che sentiremo al giorno. No, lo so. Non per dire, per carità, poveracci. No. Io ti dico stamattina alle 3:30. Io pure. Altre ancora fanno sperare che di fronte alla furbizia e al cinismo tutto italiano ci sia ancora qualcuno con la schiena dritta. Guardi Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo, cazzo! Dalle intercettazioni qualcuno si salva, qualche altro no, dicevamo. Di sicuro si è salvata il ministro Cancellieri che al telefono intervenne per Giulia Ligresti. Poi c'è il tormentone Berlusconi e ragazze. Pronto? Love of my life. Allora, ciao amore, bene, tutto bene, tu? Questo è un casino. Che è successo? Sono uscita su tutti i giornali, leggiti su internet, minorenne con Berlusconi. Lui mi ha detto cerca di passare per pazza, salvami. Tutta l'inchiesta oggettine è fatta sulla base di telefonate a partire da quella tra Silvio Berlusconi da Parigi e la questura di Milano per far rilasciare Ruby. E infatti da destra e non solo c'è stata una levata di scudi al grido di due pesi e due misure. Non si salvarono neanche Piero Fassino e Giovanni Consorte. Quella frase abbiamo una banca, se a livello penale non costò nulla al segretario dei DS, gli costò sicuramente la perdita di milioni di voti. Il presidente di Unipol poi fu condannato a 3 anni per aggiotaggio. Dal cellulare di Giuseppe Mussari, ex presidente del Monte dei Paschi di Siena, molti anni dopo si riscoperchiò l'intreccio della politica con la finanza. Insomma, certo, i media devono fare da cani da guardia, ma i giornalisti hanno superato i limiti o deve essere sempre, come dice proprio al telefono Humphrey Bogart? È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente. Sono qua, proprio nel bel mezzo della città di Taranto. Questa è la telefonata di Vendola ad Archinà. Pronto? Sono Nichi Vendola. Oh, come va, presidente? Sono, per dire una cosa seria, anche se mi sono molto colpito da una scena che ho appena visto ora. I miei amici mi hanno fatto vedere a Roma una conferenza stampa e un'immagine, e uno splendido scatto felino. Non potevo riprendermi ora, perché ho visto una scena fantastica. Sono false le voci di morti di tuo padre. Ah, ecco, ce le siamo inventate. E le siete inventate. Filma. Ingegnere, mi dia il microfono. Certo. Vendola rideva per un microfono strappato a un giornalista che stava provando a fare delle domande a riva. Ma non è solo per quello. Un rapporto troppo amichevole poi comporta anche uno scambio di favori. Però è stato un atteggiamento che mi ha mostrato una faccia che non immaginavo che lui avesse. Perché ci sono queste telefonate? State tranquilli, non è che mi state tranquilli. No, assolutamente. Non so come fare, perché ho paura che metto la faccia mia e si possono accendere ancora di più i fuochi. Coordinamento giovane di Forza Italia, non c'è niente da ridere.
Ma assolutamente no, l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto. Questa è una città che ha bisogno di tutto, sicuramente non ha bisogno di un presidente di regione che se la rida alla stragrande. Quando hai sentito questa telefonata, cosa hai pensato? La verità, guarda, a noi puoi dirlo. No, credo di no. Può anche dire l'ho fatto per il popolo. Se tutti quanti potessimo ascoltare i 10 secondi dopo di una telefonata, penso che tutti quanti saremmo altre persone. Passare dalla cosa pubblica alla cosa privata e mettere in pasto alla cosa pubblica una cosa privata diventa un meccanismo perverso. Io posso anche pensare che Vendola sia in buona fede. Il problema è che è la politica che è malata, è il sistema che è malato, è la società che è malata. L'ho incontrato alla Fiera del Levante nel mese di ottobre e gli avevo detto che riponevo molta fiducia in lui e che era per me rimasto l'ultimo punto di riferimento. Quando sono cominciati i guai di Berlusconi? Secondo lui tutto comincia nel momento più alto del suo consenso, col famoso discorso di Onna in Abruzzo. Ve lo ricordate? Era il 25 aprile del 2009. Vediamolo. Il 25 aprile 2009 è probabilmente il giorno più bello della vita politica di Silvio Berlusconi, la sua apoteosi. Il compito di tutti è quello di costruire finalmente un sentimento nazionale unitario. Dobbiamo farlo tutti insieme, tutti insieme, quale che sia l'appartenenza politica. Madonna, il paese più colpito dal terremoto dell'Aquila, promette la ricostruzione e con un fazzoletto al collo celebra per la prima volta la festa della liberazione. La sua popolarità è al massimo, anche gli avversari gli concedono il rango di statista. È per questo, dice oggi il Cavaliere, che da quel giorno è iniziato l'attacco più pesante contro di lui. Anche se l'interessato ha fatto poco per spuntare le armi dei nemici. A 24 ore dal trionfo di Onna, il 26 aprile, Berlusconi va a Casoria, paesone di 80.000 abitanti alle porte di Napoli. È stato invitato ad una festa di compleanno, il 18° di una ragazza fino ad allora sconosciuta, Noemi Letizia. È l'inizio della caduta. Chi è quella ragazza che chiama Papi il presidente del Consiglio? Perché Berlusconi è andato da lei? Il 3 maggio Veronica Lario chiede il divorzio a mezzo stampa e accusa il marito. È malato, frequenta minorenni. Il mese successivo Patrizia Daddario rivela di essere andata a pagamento a Palazzo Grazioli. I giornali descrivono la casa del premier come un ritrovo costante di giovani ragazze. Il 3 ottobre 2009 un colpo durissimo, la prima sentenza per il lodo Mondadori. 750 milioni di euro da restituire a De Benedetti, somma che poi sarà ridotta a 494 milioni in Cassazione. Il 21 aprile 2010, un anno dopo Onna, il quadro è completamente cambiato. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni? Ti accogliamo a braccia aperte. Le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. A ottobre entra in scena il caso Rubi. Do primeiro ministro Silvio Berlusconi provocaram mais uma crise política. Silvio Berlusconi a répliqué à ceux qui l'accusent d'avoir rémunéré les services d'une prostituée mineure d'âge. Si heißt Karima Al-Marouk. Di nuovo pubblico e privato si intrecciano. La maggioranza perde pezzi, ma in un modo o nell'altro a dicembre Berlusconi riesce a ottenere ancora la fiducia. Ma la crisi si fa sempre più dura, l'Italia è in difficoltà e dall'Europa cresce la pressione contro di lui. Il 12 novembre si dimette, ma non molla. A quanti hanno esultato per quella che definiscono la mia uscita di scena, voglio dire con grande chiarezza che da domani raddoppierò il mio impegno in Parlamento e nelle istituzioni per rinnovare l'Italia. La lotta sarà dura, incassa un'inattesa e parziale rimonta elettorale, ma deve fare i conti con le condanne. Rubi gli costa 7 anni, l'evasione fiscale sui diritti Mediaset forse e l'espulsione dal Parlamento. Bubu, scendete! Ma che figata! Ma quanto è bello stare qua! Sono formidabile o no? Allora,
Ma che bello l'orchestra! Beh, ma questo è un po' il mio ambiente. Qua mi trovo da Dio. Volete 5.000 euro? No, non sono i miei, tranquilli, sono i vostri. Pronto? Chi è? Ma chi vuole che sia? Presidente, buonasera. Buonasera a lei. Tutti fanno a gara. A far che? Per essere il mio successore. Vabbè, succede, Presidente. E quando si cerca il successore, vuol dire che il predecessore è alla fine dei suoi giorni. E allora io metto la mano sui miei ballottaggi. Vabbè, diciamo fa gli scongiuri. Se vuole le dico i nomi degli avvoltoi. Vabbè, li faccio. E allora, Alemanno, Alfano, Tremonti, Formigoni, Fabrizio Corona. Ma chi... Marina Berlusconi, ma chi è questa che si chiama come me? Ma come chi è? Ah, è mia figlia, scusate. Ma che palle, guarda, adesso vado. Dove va? Dove va, Presidente? Ma non lo so, vado a Bergamo a rubare due comodini da Iazzone. poi, cosa avrà mai fatto Silvio? Adesso uno non può neanche comprare un deputato? No. Poi si lamentano della crisi. Ma come? Compri un deputato, fai girare l'economia? Care italiane, cari italiani, vorrei stipulare un nuovo contratto con voi. O preferite che facciamo in nero? Ah no. È stato un extracomunitario. Città più sicure e che crimini. Intanto Berlu continua a fare processi e insomma... se avete notato c'è proprio una persecuzione abbiamo di Berlu sua nei confronti della magistratura proprio perché non ne possono più, cioè ogni secondo c'è un processo di Berlu. Abbiamo già chiesto di spostare i processi. Sì, è vero, Berlusconi ha chiesto di spostare i processi a Brescia. No, ma che Brescia? Li facciamo a Forum. Con Riva della Chiesa. L'applauso! Grande idea. Grande. Senti, Giova, grazie, Floris, della frutta e della gnocca che mi hai fatto trovare in camerino. Ma sono cambiato perché la frutta non la mangio più. Ma sa cos'è che più adesso mi fa paura? È la vendetta comunista su Silvio. Ma non ci sa, ma che vendetta? Ma sì, adesso entreranno nel suo giardino lì ad Arcore con gli stivali dei cosacchi. Ma gli strapperanno tutti i cactus dal giardino. No, quelli sono in Sardegna. No, ma insomma... E i bulbi anche. I bulbi dal giardino non glieli strappano. No, i bulbi piliferi. Gli strappano i capelli uno a uno. Sono capaci di tutto. Berlusconi, lo sapete, ha rinunciato a difendersi in aula al Senato nel giorno del voto sulla sua decadenza. Ha preferito aspettare il verdetto in piazza davanti a Palazzo Grazioli con i suoi sostenitori. Vediamo un po' com'è andata. Mancano poche ore in Senato al voto per la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi qui in via del Plebiscito sotto la residenza romana del presidente Berlusconi. I suoi sostenitori sono già arrivati. Si emoziona quando sente questa canzone? Assai, mi emoziono molto perché io a Silvio Berlusconi ce l'ho nel mio cuore. O fanno decadere e noi lo facciamo rialzare di nuovo. Scenderemo in piazza in tutta Italia e vinceremo. Rimarrà sempre il nostro leader. Dentro o fuori dal Senato o dalla vita politica ufficiale? Però dovrete votare altre persone. Votiamo chi sta con lui. Votiamo chi sta con lui. Che problema ci sono? Stanno arrivando i parlamentari e deputati e senatori di Forza Italia, stanno entrando a Palazzo Grazioli. Dall'altra parte del palazzo i manifestanti. Cosa farete senza Berlusconi seduto sullo scanno del Parlamento? Berlusconi c'è. Berlusconi c'è. È una violazione così importante delle prerogative di un leader politico, credo che paradossalmente determinerà una maggiore convinzione nei suoi elettori nel continuare a sostenerlo. Siamo in presenza dell'attuazione di una vendetta, di una ritorsione che si fonda solo sui numeri e non sugli argomenti. Quello che Berlusconi ha difeso in tutti questi anni di militanza politica è la libertà, e la libertà viene meno innanzitutto per lui che è il simbolo della libertà, e questo è sconvolgente.
preoccupato. È una giornata molto brutta, ma non è il momento di fare dichiarazioni. Ascoltiamo il presidente. Siamo completamente corretti delle bandiere, ma Silvio Berlusconi è salito sul palco. In questi 20 anni, presidente, se c'è una cosa di cui non mi posso lamentare è la vostra vicinanza, il vostro affetto. Lei, le sono venute le lacrime? Sì. Perché lo vorrebbe vedere al Senato ancora? No, no, questo no. L'abbiamo visto un po' demotivato, così sconvolto. Sempre il solito leone, sempre agguerrito e pronto a una nuova campagna elettorale. Come mai queste candele? Perché la luce è vita e per noi Berlusconi è la nostra ragione. Ci hanno dato le candele. A questo punto non dovremmo essere più moderati, ma prendere le mazze. È triste oggi? Io sì, perché non si meritava. Perché Silvio è un presidente che non c'è mai stato né prima e non ci sarà neanche dopo. Mambo italiano, italiano. Non so più cosa fare. Eccomi qua a Bari, famiglia barese. Senza te cosa c'è? E io li guarderò mentre guarderanno la TV. Andiamo avanti! No, ma non sono mai nato, sono saluto fascista. Saluto fascista, saluto fascista. E voilà. Molti pugliesi fra i suoi sostenitori. Sì, sicuramente sì. Sinceramente non ne capisco il motivo, perché alla fine dei conti tutti i vari governi Berlusconi per la Puglia non hanno fatto assolutamente nulla. C'è tanta amarezza, tanta rabbia per quello che sta accadendo, per quello che è accaduto nel nostro paese. Tanta era sì e no una... Boh, non so se definirla una velina, una showgirl, diciamo. No, che showgirl? Cicciolina sicuramente sarebbe stata molto bene. Ma Cicciolina, ma nel caso non decade, ce l'andiamo a casa. Cioè, siamo già a casa. Io me ne vado in Papua. Emigriamo, io me ne vado in Papua Asia. Allora, al 17:32 42 secondi del 27 novembre Berlusconi non è più senatore. Eccolo là. Mi ero messo in poltrona per godermi almeno un 5 minuti di votazione, invece è stato un secondo. Sarebbe stato preferibile sconfiggerlo sul campo, però purtroppo devo riconoscere, pur essendo di sinistra da sempre, devo riconoscere che sono 20 anni che stiamo inseguendo Berlusconi senza fare proposte concrete. Quando si dicevano compagno Berlinguer, ci dicono che in Cile il compromesso storico lo fanno col fucile. Allora, non dico che dobbiamo arrivare al fucile, però insomma, mamma mia, 20 anni appresso a sto pupazzo, allora riappropriamoci delle nostre identità e vediamo di fare le cose fatte per bene, se possibile. Certo, finché abbiamo uno come Letta, oddio, vetero democristiano. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you... Io sono convinta che adesso la sinistra deve mostrare il massimo di sé, perché non può più poggiarsi sulla figura di Berlusconi. Deve assolutamente camminare con le sue gambe. You used to... Sono molte le associazioni che hanno chiesto l'affidamento di Silvio Berlusconi nel caso scelga i servizi sociali. Tra gli altri anche la palestra di judo che il campione olimpico Pino Maddaloni ha aperto a Scampia, nella terra di Gomorra. Berlusconi in effetti ha rifiutato l'invito, considerandolo un'umiliazione. Ma sentiamo un po' come gli risponde Maddaloni, proprietario della palestra di Scampia. Nel cuore di Gomorra esiste un'oasi di legalità che ogni giorno lotta per costruire un quartiere diverso. E noi siamo il controfaida.
Sul tatami del maestro Gianni Maddaloni sono cresciute intere generazioni di campioni. Lui, padre dell'oro olimpico di judo Pino e suocero del campione del mondo di boxe Clemente Russo, ha tirato in piedi una palestra nel cuore di Scampia, il quartiere a nord di Napoli, simbolo di degrado. E per la gente del posto ormai quello è il cuore della città che guarda al riscatto. Questa è una palestra dove è nato il campione olimpico, dove si pensa ad andare a Rio 2016 e sicuramente in questa palestra si insegna a vivere. Non solo il fisico si forma, ma anche la mente, perché abbiamo bisogno di regole. Qui manca lavoro, mancano scuole, manca una scelta. Lo sport qui può essere una salvezza per un ragazzo che invece di scegliere di una strada difficile come possa essere quella della camorra o... la camorra, perché questo c'è qui, sceglie lo sport. La palestra accoglie quasi sempre gratis ragazzi a rischio, migranti, diversamente abili e soprattutto donne e uomini provenienti dalle carceri e dalle comunità di recupero. Ma il maestro Maddaloni ci teneva a prendere in affidamento anche un altro condannato, Silvio Berlusconi, che ha chiesto di poter scontare i servizi sociali parte della pena per frode fiscale inflittagli nel processo sui diritti TV Mediaset. Ma la risposta del cavaliere non è stata proprio gentile. Mi sembra... A parte l'umiliazione che consente a Don Mazzi di dire Berlusconi venga qui a pulire i cessi, o quell'altro che dice venga qui a, con i ragazzi della palestra a Scampia, così gli va giù la pancia, a parte questo, ma non ritenete che sia una cosa... un esporsi al ridicolo? E non credo che sia umiliante venire qui, anzi lui è bravo a fare l'imprenditore e poteva insegnare a fare imprenditoria. Non vi offendo? No, a noi sinceramente ci offende l'indifferenza della politica. E tutti quanti dobbiamo cadere in basso e ogni tanto, anche se non ci cadiamo, perché la vita è gentile a non mandarci in basso, dobbiamo andarci da solo per guardare le persone peggio di noi come stanno e magari imparare qualcosa da loro e donargli qualcosa. Ci venga a trovare, che qualcosa da insegnarle lo troviamo. Per il maestro Maddaloni la preoccupazione resta un'altra, la mancanza di fondi che rischia di far chiudere i battenti alla sua palestra della legalità. E ci sono degli uomini al ministero che hanno recepito il messaggio, però questo fatto che poi il governo cade, si rifà un altro governo, stiamo sempre a dire le stesse cose. Noi ci sentiamo abbandonati e la cosa che più mi fa paura è l'indifferenza delle istituzioni. Avanti, controllati. Non voglio controllarmi, non ci tengo affatto a comportarmi come si deve. Va bene, fa come vuoi. L'amore non conosce ostacoli, neanche in politica. È il caso della coppia formata dal ministro Di Girolamo in quota Nuovo Centrodestra e il democratico Francesco Boccia, divenuti ormai il simbolo del governo delle larghe intese. Ma è più di sinistra il signor Boccia o è più di destra lei, signor Di Girolamo? Ma più democristiano lui, diciamo così. Lui è più democristiano di quanto lei sia di destra? Sì. E lei è più di destra di quanto lui sia di sinistra? No. C'è sua moglie che dice: guarda, noi andiamo a riprenderci i soldi, dico, dell'IMU. Lei dice: no. Io sono di sinistra, dico no. È giusto, capito, però, non paghino quelli che non possono pagare. È giusto che io paghi. Ho capito, però scusa, in casa comanda sempre le donne. Scusa. No, Colpiti dalle frecce di Cupido, scoccate da un opposto all'altro dell'emiciclo, anche l'onorevole falchissima Laura Ravetto e il deputato cuperliano Dario Ginefra. Mi ha domata, ma la sera cucina lui, il compromesso trovato tra le mura domestiche. Chi ha fatto la dichiarazione tra te e Laura? Ma lei va a parlare di politica, hai detto. È stata una dichiarazione congiunta. No, non ci credo. A reti unificate e Camere e Senato insieme. Esattamente. Ma se vi doveste lasciare... Con bandiera dell'Unione Europea e tricolore a carico. Ma se vi doveste lasciare, farete un comunicato stampa come ha fatto Pellegrini e Magnini? Ma non è tutto. Secondo un'indiscrezione di Il Giornale pubblicata nella rubrica Chiacchiere da Camera di Romana Liuzzo, nel petto di due deputate azzurre batterebbe un cuore rosso fuoco. Bello democratico. Bello democratico. Secondo me Brad Pitt è bello e democratico. Il bello e democratico per le deputate forziste non è Renzi, il sindaco più cool d'Italia, ma l'uomo dell'apparato, Gianni Cuperlo. Altro che palestrati e tronisti, alle azzurre piace molto il fascino teutonico del candidato alla segreteria del PD, garbato, anzi garbatissimo, occhio di ghiaccio e chioma brizzolata, maglione scuro a collo alto in stile esistenzialista francese e, al posto del SUV, quella sobria vespetta.
Cavaliere vende bene, pure i libri. La letteratura dell'ultimo ventennio lo ha consacrato come oggetto di biografie più o meno romanzate, inchieste, saggi e naturalmente satira. Proviamo a procedere per filoni tematici e non si offenda chi non viene citato. Il caposaldo della letteratura sul magnate dei media è Il venditore, storia di Berlusconi e della Fininvest di Giuseppe Fiori. C'è la storia dagli inizi, a Silvio non piacque. L'epopea libraria nasce però con la discesa in politica e si nutre soprattutto delle inchieste giudiziarie. Allora, signor Travaglio, la sua carriera, anzi la sua intera vita professionale, lei lo sa bene, è legata indissolubilmente a me. Potrei dire che io sono il suo core business. Marco Travaglio e Peter Gomez, da soli, in coppia o con altri, hanno collezionato una intera bibliografia. L'intoccabile, Le mille balle blu, e continuavano a chiamarlo Impunità, Montanelli e il Cavaliere, L'odore dei soldi, Papi, uno scandalo politico, sono solo alcuni titoli. A proposito di Papi, con il Rubygate e il processo Mediaset c'è un vero boom. Citiamo a caso Sodoma, le 120 giornate che hanno distrutto Berlusconi, Onorevole Bunga Bunga, Rubisconi, i 120 giorni che sconvolsero l'Italia. Ma forse dei processi non vi importa, quello che volete davvero approfondire sono i particolari sulla vita privata del Cavaliere. Imperdibile, si fa per dire, l'ultimo arrivato della serie, Francesca e il Cavaliere, la singolare storia della ragazza di Berlusconi. Senz'altro però dovete leggere prima i due capisaldi del genere, Gradisca Presidente, firmato dalla escort Patrizia D'Addario, e il capostipite Tendenza Veronica, opportunamente riedito dopo la separazione tra Berlusconi e l'Alario. Quello che vi interessa davvero è invece la parabola politica del Cavaliere? Potete passare dallo statista di Massimo Giannini fino all'ultimo arrivato, Il berlusconismo nella storia d'Italia, firmato da Giovanni Orsina. Ma ci sono anche titoli fantasiosi come Berlusconi per negati, Berlusconi spiegato a mia figlia e Nemico assoluto, fenomenologia dell'anti-berlusconismo militante, scritto da un noto psichiatra. Se invece volete sorridere, oltre ai volumi dedicati alle barzellette e alle gaffe del Cavaliere, potete leggere Luca Bottura, Silvio sei vecchio, con aforismi del tipo Silvio è talmente vecchio che quando è andato per la prima volta da Vespa c'era il plastico dell'omicidio di Abele. E a proposito di Vespa, ovviamente il Cavaliere è in quasi tutti i suoi libri, di solito intervistato. In conclusione, ci hanno raccontato Berlusconi in tutte le salse, ma ci sono riusciti? Forse per capire veramente Silvio dovete farvelo raccontare da lui stesso, come fece ad esempio nel 2001 con la sua autobiografia recapitata per posta, titolo Una storia italiana. Le faccio due domande al volo. Il 9 dicembre con la Nino, qualora lei vincesse, con la Nino Junior può restare a capo del Dipartimento Economico del Partito? Lo cambiamo, con tutto il rispetto per Colaninno, ma lo cambiamo. Ma chi è Matteo Colaninno, responsabile economico e deputato del Partito Democratico, figlio di Roberto Colaninno, azionista di maggioranza di Alitalia? Si occupa quindi sia degli interessi del PD che dei cittadini come deputato, ma anche di quelli familiari, essendo anche vicepresidente del gruppo Piaggio, consigliere di Omnia Invest e IMSI. Abbiamo provato a contattarlo. Nessuna risposta, proviamo a vedere se è al Partito Democratico, andiamola a cercare. Senta, ma avete sentito che ha detto Renzi la scorsa settimana alla gabbia che se lui diventasse segretario Matteo Colaninno sarebbe il primo licenziato del Partito Democratico? Cambierà la segreteria, no? Nuovo segretario fa una nuova segreteria. Mi dice che non è solo con lui. Vanno portate nuove persone nel partito, non licenziare. Il partito del PD deve attrarre persone, non mandarle via. E che cosa ha fatto? No, ci sarà un nuovo gruppo dirigente con un nuovo segretario, quindi ci sarà un rinnovamento, questo sì. Tutto normale quindi? Accade sempre quando ci sono i congressi, vengono eletti nuovi segretari, ma penso che accada ovviamente anche con chiunque degli altri contendenti. Nulla di strano sembrerebbe, alla fine Matteo Colaninno lo abbiamo incontrato proprio vicino alla sede nazionale del Partito Democratico. Renzi ha detto, Colaninno, io divento segretario. Non sarà più il responsabile economico del PD. Che dice? Quando tutti i segretari lo fanno, no? Rinnovano la segreteria, lo fanno un po' tutti, però proprio con lei. L'ha vista la puntata? L'ha sentito?
con la scissione tra Berlusconi e Alfano, Forza Italia è andata all'opposizione. E dunque i sottosegretari berlusconiani devono decidere il da farsi. Mollare la poltrona e seguire il proprio leader Berlusconi o invece rimanere e migrare alla corte di Angelino Alfano? Siamo andati a cercarli per chiederglielo. Vediamo. Siamo alla 7, l'aria che tira. Ah, l'aria che tira, bella. Ma... Tira brutta aria. Tira brutta aria. Senta, cosa ne... i sottosegretari adesso di Forza Italia, cosa dovrebbero fare? Un passo indietro? È chiaro, se sono con noi o sono con noi o contro di noi. Mi sembra una cosa giusta. Quelli che almeno risulta nel partito Forza Italia, quelli che non risultano, o magari se sono tecnici, quelli possono fare, sono di loro spontanea volontà. Dipende tutto dal tasso di coerenza che uno ha. Quello lì però, se ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai, non ce l'hai. Hanno aderito a Forza Italia all'opposizione, quindi conseguentemente si devono dimettere, credo che sia normale. Il primo ad aver consegnato la lettera di dimissioni al partito è Gianfranco Miciché, sottosegretario alla pubblica amministrazione. Così anche Iole Santelli, sottosegretario al lavoro. Cosimo Ferri alla giustizia precisa di essere un tecnico, in quanto tale intende restare al suo posto. In quel dizionario ornitologico che oggi la politica, tra falchi, colombe, chi più ne ha più ne metta, non si sa che voce trovare il viceministro agli esteri Bruno Archi e il sottosegretario agli affari regionali Walter Ferrazza. Abbiamo provato a rintracciarli e tra chi si negava e i telefonini che squillavano a vuoto abbiamo incontrato lui, Rocco Girardi, Irlanda, sottosegretario ai trasporti, che ci ha detto. La prima cosa che ho deciso di fare, che ho ritenuto giusto in questo momento così difficile per il paese, è quello di rinunciare a fare il coordinatore regionale di Forza Italia d'Umbria. E il futuro? Ma credo che sia scontato. Ho avuto modo in questo periodo di lavorare a strettissimo contatto con Maurizio Lupi, che ritengo sia un ministro straordinario, spero che Maurizio vorrà continuare a avermi al suo fianco. Quindi nuovo centrodestra? Immagino di sì. Non ho nessuna motivazione urgente per fare oggi un passo indietro, credo che invece sia assolutamente indispensabile che io rimanga per avviare Forza Italia. Alla fine Berlusconi, a modo suo, in TV c'è tornato. Dopo la conferenza di lunedì scorso, all'ultimo momento ha rinunciato porta a porta, pare su richiesta di figli. Ma la campagna TV ci sarà, e sarà in grande stile, come nel 94, quando per la discesa in campo schierò in prima linea i suoi campioni televisivi. Sono stati fatti degli spot televisivi, sì, che tutti i partiti potevano fare. La pubblicità, quindi, che abbiamo fatto è perché noi crediamo nella televisione, bene, certo. Tutti gli altri partiti potevano fare altrettanto. Quindi secondo lei... Una scelta vincente, talmente vincente che dopo quell'exploit arrivò la legge sulla par condicio. C'è un sistema folle che si chiama par condicio. Ho detto che era una norma addirittura liberticida. 20 anni dopo, sebbene assediata da internet, la TV resta lo strumento essenziale per costruire consenso politico. Berlusconi lo sa meglio di chiunque altro. La clamorosa rimonta alle ultime elezioni si è fondata anche sulla sua onnipresenza televisiva. Questa volta non c'entrano nulla le sue TV. La verità è che Silvio fa ascolti e tutti lo vogliono, persino i suoi nemici giurati. Sta buttando via una trasmissione. Però le rispondo io adesso. Sta buttando via. Ora Silvio è pronto a tornare in campo in prima persona, ma seleziona anche una nuova squadra da mandare di fronte alle telecamere. Meno spazio ai falchi, meglio puntare su personaggi rassicuranti e moderati come Osvaldo Napoli, su giovani pragmatici come Alessandro Cattaneo e su imprenditori fuori dalla contesa politica come Federica Guidi. Anche se sarà difficile ripetere l'effetto Mike. Si sa, i premi di rendimento alzano l'asticella dell'efficienza del lavoratore, migliorano le performance e spesso, quando il lavoratore centra gli obiettivi, si traducono in un beneficio per l'azienda stessa. Qualche giorno fa il quotidiano Repubblica ha evidenziato che nel biennio scorso quasi la totalità dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio ha percepito i bonus di rendimento, cifre per ciascun funzionario comprese tra i 26.600 e i 31.600 euro, che si sommano a emolumenti medi di 188.000 euro.
premi consistenti, soprattutto alla luce di obiettivi difficilmente misurabili e il cui raggiungimento è stabilito sulla base di criteri non troppo chiari. Per aumentare produttività e migliorare l'organizzazione del lavoro, per esempio, i manager sono chiamati a diminuire il flusso cartaceo. In sintesi, più mail e meno lettere, e il bonus è cosa fatta. Siamo in un bar nei pressi di Palazzo Chigi e siamo andati a fare qualche domanda a dipendenti e funzionari per sapere che cosa ne pensano. Salve, le mandate delle mail oggi? Le mandate? Ha scritto qualche mail? Lavorate qui? Posso farvi una domanda? No, grazie, non andiamo di fritta. Non mi scappi! Le manda di solito le mail? Certo. Lo sa che i dirigenti di prima fascia per mandare delle mail percepiscono dei bonus che vanno dai 26.000 ai 30.000 euro? No, non lo sapevo. E questa cosa la fa arrabbiare? Un po', come tante altre cose. Come le sembra come, insomma, come bonus? Mi auguro di diventare dirigente. Non le sembra tanto? Sì, effettivamente sì. Beh, di loro. A mio avviso è una dirigenza che spesso è incapace. È una dirigenza strapagata, questo sicuramente, e andrebbe forse rivista questa cosa. Soprattutto che ci azzeccano i dirigenti, voglio dire, chi smista la posta è quel povero Cristo che magari sta 1.000 euro al mese con stipendi di 3 mesi perché dopo deve andare a casa per un turnover. Visto lo stato del paese, i sacrifici che vengono chiesti a tutti, credo che sarebbe il caso forse di rifletterci meglio. Ricordate questo famosissimo sketch? A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure terribili, ha suonato Craxi e ha detto: ma senti un po', qua c'è un miliardo e sono tutti socialisti. E Craxi ha detto: sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano? Terribile. Va bene, io me ne vado. Te ne vai già. Ho finito, vi ringrazio, ci vediamo a Fantastico 18, sempre con Pippo. Ciao a tutti! Ciao Beppe! Ciao, grazie! A distanza di più di 20 anni, Pippo Baudo e Beppe Grillo polemizzano ancora su questa storia. Sentite che cosa ha detto il presentatore siciliano sabato scorso a 8:30 a proposito del comico che lui stesso aveva lanciato. No, oggi mi meraviglia, perché al momento in cui continua a fare il comico da battute, eccetera, momenti quando si addentra nel mondo della politica, effettivamente ne spara qualcuna, insomma, un po' sbagliata. E ancora. E poi non so, questo rapporto con Casaleggio, che rapporto c'è tra i due? Cioè, se veramente questo Casaleggio sia il suo personale occulto, oppure lui ha una sua autonomia di giudizio, e anche i suoi deputati, non sono deputati che hanno inciso, insomma, si muovono, fanno casino, però insomma. Il comico ovviamente non ha gradito. La risposta è arrivata sul suo blog. Secondo Grillo, Baudo ha la pippite, malattia dell'animo diffusa, scrive, tra chi è contiguo al potere e si aspetta sempre un osso lanciato sotto il tavolo. La nostra settimana insieme finisce qui. Io vi aspetto domattina dalle 11 alle 13:30 qui in studio in diretta ed ora vi lascio al racconto poco edificante, devo dire, di quando i nostri politici vengono addirittura alle mani e sono botte da orbi. Ci mancavano soltanto le botte nel Consiglio regionale del Piemonte, accusati di aver pagato con i soldi pubblici cene al ristorante, viaggi, hotel, borse, tagliaerbe ed elettrodomestici, i consiglieri si sono anche scazzottati sotto gli occhi increduli di una scolaresca. Pochi giorni prima anche a Roma se le erano date di santa ragione. Dopo una seduta a fiume sul bilancio del Campidoglio sono partiti prima i fischi e le urla, poi gli spintoni. Eppure il sindaco Ignazio Marino è finito con una gomitata alla testa. Gomitata su cui si è aperto un giallo. Qualcuno dice che non sia stato colpito davvero. Questo non è un ring, non è uno stadio. Del resto in politica ci si picchia da sempre. La più antica risale al 1949. Le cronache raccontano del comunista Giuliano Paietta che si lanciò a catapulta contro un collega. La prima epica scazzottata della Seconda Repubblica fu invece il 16 marzo 1993 in piena Tangentopoli. Il leghista Luca Leoni Orsenigo agitò un cappio verso i banchi del governo. Nel 1996 si litigava sul finanziamento ai partiti. I leghisti scavalcarono i banchi e Vittorio Sgarbi si trovò con gli occhiali rotti. La seduta è sospesa. Ma
Ma non ci sono solo le botte ideologiche. In Parlamento un deputato di AN litigò con uno dei DS per un rigore non concesso all'Inter che giocava contro la Juventus. Volarono botte da Orbi, anche lì. Pugni e testate nel 2007 dopo l'approvazione della finanziaria, sputi e insulti nel 2008 al senatore Cusumano che per la concitazione svenne. Quello fu il giorno in cui cadde il secondo governo Prodi e il giorno in cui l'onorevole Nino Strano festeggiò il risultato del voto offrendo questo spettacolo rimasto alla storia. Non a caso il secondo governo Prodi fu definito il più triviale della storia delle assemblee parlamentari. Ma ancora non si era visto il peggio. Volarono i pugni a Montecitorio fra Fabio Rainieri della Lega e Fabio Evangelisti dell'Italia dei Valori, che aveva paragonato i deputati leghisti a delle scimmie. Si menano i nemici, si menano anche gli ex amici. Alle mani arrivarono i deputati della Lega con quelli di Future Libertà. Un anno dopo il famoso "che fai, mi cacci?". Fini andò in TV e accusò la moglie di Bossi di essere andata in pensione a 38 anni. Il risultato fu questo. E neanche i nuovi arrivati in Parlamento sono da meno e questa bagarre tra i deputati 5 Stelle e quelli del PD parla da sola. Consoliamoci però per quanto possibile, perché tutto il mondo è paese. Al Parlamento coreano sono arrivati anche i fumogeni. Ecco, quelli speriamo di non vederli mai.